Applausi al presidente, l'unico vero comandante, e ai colori rosa e nero dell'aquila volante, perché vincere questa sera è il regalo di una vita intera, e tutta la città risponde insieme in un coro grande. Dai Palermo, corri, questa sera vinci per noi, lottando come tu sai. Senti il calore che questa curva ti dà, passione e lealtà. Ed eccoci, bentornati, buonasera dal Rosso Pomodoro del Forum Palermo per la 51esima puntata di Fil Rouge Rosanero. Il Palermo ha pareggiato 0-0 ad Empoli, un pareggio che ci potrebbe anche stare nell'ottica di una salvezza. Il problema è che il Carpi è andato a vincere a Verona, ponendo per la differenza reti il Rosanero per la prima volta all'inizio del campionato in zona retrocessione. Il Napoli invece ha vinto 3-1 contro il Genoa, una grande prova ancora una volta per la formazione di Sarri, sempre a -3 alla Juventus. Insomma, vedremo un po' come andrà a finire a 8 giornate, anzi 7 dalla fine. Al mio fianco, come sempre, Costanza Farina. Buonasera, buonasera Costanza. Buonasera a tutti. Costanza, come va? Tutto a posto? Tutto bene. Vedo anche stasera floreale, molto floreale. Sempre, è arrivata la primavera, quindi arrivano anche i fiori, insomma, arrivano sempre questi fiori, piante, ragazzi, diciamo, vengono tagliati in maniera artigianale, ma arrivano sempre. Allora Costanza, andiamo un po' a presentare i nostri ospiti, perché questa sera ovviamente sono sempre qui al nostro fianco a Rosso Pomodoro e sono pronti a commentare questa giornata importante del Palermo. Allora, parto subito col presentare una bellissima ragazza, nonché giornalista, che è Giulia Pumo, il giornalista è Rotocalcio. Buonasera. Poi presento subito Fabio Cigna, che è presidente dell'Associazione Italiana degli Arbitri e comitato comunque provinciale di Palermo. Buonasera. E poi presento un nostro carissimo amico, nonché giornalista, anche, che è Pino Abate. E che ho sbagliato, la devo fare per forza questa cosa. Che è commentatore e giornalista di Sette Gold. E poi non per ultimo e non meno importante, Salvo Messina, giornalista di politica di CTS. Quindi questi nostri ospiti, adesso con l'ausilio della regia, io vi ricordo sempre questa chicca che Carlo Valenti ci offre ormai da qualche settimana. Dammi cenni se siamo già online, Carlo, assolutamente. Siamo online già da un minuto, quindi se andate sul profilo di Carlo Valenti, uno dei 14 che lui ha su Facebook, potete vedere il live di quello che sta accadendo con questa bellissima funzione diretta di Facebook, che da qualche settimana ha un po' azzannato ancora di più i cervelli, insomma, delle persone che utilizzano questo social. L'ho fatto anch'io poco fa, quindi lo dico con grande umiltà. Volevo ricordare, con l'aiuto della regia, il nostro gioco, il nostro concorso. Indovina chi? Che vi mette in palio un weekend all'hotel Punta Spalanatore di Ustica. Andiamo a vedere le immagini con l'ausilio della regia. Ecco qua Costanza, insomma, un posto che ormai quasi conosciamo come se fosse casa nostra, perché insomma lo presentiamo ogni settimana, veramente, dove rilassarsi, staccare la spina all'inizio di un'estate che vorremmo potesse non finire mai, per citare, esatto, qualcuno che è molto più preparato e intelligente di me. Anche questa sera andremo a cercare di farvi vincere questo weekend, ricordiamo 10, 11 e 12, sono 10, 11, 12, sì, 10, 11 e 12. 10, 11 e 12, quindi weekend ovviamente si parte venerdì, poi si torna lunedì mattina, insomma non ci si fa mancare niente in quel di Ustica. Andiamo a vedere la foto, se è pronta il giocatore col viso da indovinare, lo stesso della scorsa settimana, cara Costanza, quindi ovviamente vi possiamo dire che... una cosa che ricordo è che è a inizio della stagione, uno stadio europeo, quindi era un amichevole inizio anno. Non è un giocatore molto scuro di carnagione, quindi non fatevi trarre in inganno, era abbronzato. Perché era abbronzato l'estate. Dovrebbe essere un destro, perché sta per andare col destro, insomma non so se porta palla o se sta aprendo alla sua destra, insomma è un giocatore che potrete indovinare.
chiamando il numero che adesso possiamo vedere in sovraimpressione, ce lo ricorda Costanza, chiamate il seguente numero per vincere questo weekend. Allora, 334 25 77 606. Ricordiamo anche gli altri contatti per interagire insieme a noi e partecipare a questo dibattito un po' su questa settimana, secondo me molto molto importante nella stagione del Palermo. Andiamo con la nostra regia a vedere un po' gli altri due mezzi di comunicazione fondamentali per noi. Allora, per mandarci un messaggio via WhatsApp, un messaggio SMS normale, digitare il numero 338 41 988 06, oppure sì, collegatevi alla pagina Facebook Firruge Rosanero. E quindi attraverso il post che presenta la trasmissione potete mandarci dei messaggi, noi ovviamente abbiamo qui il telefono, ve lo facciamo vedere, il telefono al quale arrivano i messaggi a Costanza, quindi se volete invitarla a cena 338 419 8806, però in questo momento per metterti in contatto se lo scrivono tu lo leggi, quindi sicuramente se volete fare un tentativo, insomma, vedete un po'. E adesso vi ricordo che siamo sempre live da Rosso Pomodoro, andiamo in pubblicità e poi torniamo, iniziamo a parlare del Palermo. Fioccano le telefonate, ragazzi, ufficiali iniziano a fioccare le telefonate. Andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo qui a iniziare a parlare di questa settimana importante. Eccoci nuovamente, sempre qui in diretta dal Rosso Pomodoro del Forum Palermo, ovviamente ormai la nostra casa, possiamo vedere, la serata è stata intensa anche oggi, sono state tante le pizze che sono state sfornate. Costanza, come l'hai presa? Sempre uguale. Bianca con funghi. Bianca con funghi. Una persona così maliziosa, ragazzi, io non l'avevo incontrata mai, veramente.
Comunque, adesso possiamo andare a vedere. Nel frattempo Carlo, che ovviamente ci si impegna tanto per mandarvi anche in diretta sul profilo Carlo Valenti, ve lo ricordiamo, potete vedere un po' il backstage in diretta dalla nostra trasmissione. Prima di fare tutto ciò che dobbiamo fare c'è la telefonata. Allora, se è già in linea la regia mi può dar conferma che è in regia. Allora, buonasera, con chi parliamo? Sì, pronto. Pronto. Come ti chiami? Luigi. Ah, Luigi, da dove ci chiami? Da Palermo. Da Palermo. Allora, Luigi, ti facciamo rivedere l'immagine. Che la nostra regia ti può fare rivedere al volo, eccolo qua, ti abbiamo dato qualche indizio, vai, secondo te chi è? Ma non sono in diretta però, Sì, sì, certo che sei in diretta, sì, non ti... Ma non riesco a vedere l'immagine, comunque per me, io sono tifosissimo del Palermo. Sì, secondo te chi è? Secondo me, ho cercato di chiamare anche la volta scorsa però non sono riuscito a prendere la linea, secondo me è questa riga. Allora, secondo te è Goldaniga, vediamo un po' se lui, vediamo la regia se lo svela, se lo scopre. Eh sì, è Goldaniga. Goldaniga, quindi è andata hai bene. Vinto. Hai vinto questo weekend. Applauso dei presenti, ragazzi. Applauso dei presenti. Ha vinto il weekend all'hotel Ustica, Punta Spalmatore. Ovviamente più indicazioni mi arrivano contemporaneamente più io devo concentrarmi, quindi un messaggio subliminale. E nel frattempo hai vinto questo weekend, ti ricordiamo Luigi, quindi grazie per averci chiamato. Luigi, ti volevo chiedere, ti volevo fare una domanda. Sì. Cosa pensi del Palermo? Ma io sono ottimista, speriamo bene perché dico, noi non possiamo tornare in Serie B. Quindi Pino, mi auguro che qualcosa si smuove un po' perché non ce la dobbiamo fare, dobbiamo restare in Serie A. Speriamo bene. Questo è importante. Allora, Luigi, una cosa importante, anche se adesso non sarei più in diretta, non riagganciare perché la nostra regia ti deve un po' spiegare come un po' andare a ottenere il weekend a livello tecnico, i dettagli di cui dovete parlare, lasciare qualche dato, eccetera, va bene? Ok, ti abbracciamo, grazie per averci seguito, ciao. Grazie a voi, ciao. Complimenti per la trasmissione. Grazie davvero. Allora, io con l'ausilio di Costanza, la nostra regia, vorrei riepilogare i risultati e poi la classifica, perché c'è tanto da dire anche in relazione a questo risultato di Verona, che onestamente se il Palermo non segna mai, non segna da 28 mesi, non tira mai e se non porta punti a casa prima o poi quelle sotto ti raggiungono. E così è stato. Quindi andiamo a vedere i risultati di questa 30ª giornata. Vai Costanza. Allora, Empoli-Palermo 0-0, Roma-Inter 1-1, Atalanta-Bologna 2-0, Frosinone-Fiorentina 0-0, Torino-Juventus 1-4, Sassuolo-Udinese 1-1, Sampdoria-Chievo 0-1, Verona-Carpi 1-2, Napoli-Genoa 3-1, Milan-Lazio 1-1. Una classifica che in virtù di questi risultati è diventata la seguente. Allora, Juventus a 70 punti, Napoli 67 punti, Roma 60 punti, Fiorentina 55, Inter 55 punti, Milan 49, Sassuolo 45, Lazio 42, Chievo Verona 38 punti, Bologna 36, Empoli 36, Genoa 34 punti, Torino 33 a pari punti con l'Atalanta, Sampdoria 32 punti, Udinese 31, Carpi 28, Palermo 28 punti, Frosinone 27, Hellas Verona 19 punti. Vediamo questa classifica. Chiedo alla regia di restare un attimo su questa schermata, perché io con l'aiuto di Pino innanzitutto volevo un po' osservare questa classifica. Pino, 3 punti dall'Udinese a pari punti col Carpi, insomma sono tutte lì, è frutto di un campionato molto scadente o Frosinone e Carpi stanno sorprendendo tutti? Campionato italiano sia nettamente scaduto, lo dice il fatto che nelle coppe europee non c'è più una squadra italiana, quindi abbiamo visto, ha sfiorato, semplicemente sfiorato la Juventus, ma il Bayern si è dimostrato molto più forte e soprattutto una squadra che non molla fino all'ultimo minuto. E conseguentemente anche la Serie A. La Serie A, noi assistiamo anche lo stesso duello tra Juventus e Napoli, prima o poi finisce, perché noi vediamo come vince la Juventus e come vince il Napoli. Il Napoli fa le partite ad handicap, specialmente in casa, prima subisce un gol e poi grazie a San Higuain riesce a risolvere la partita. Io mi chiedo, senza i 29 gol di Higuain, dove sarebbe il Napoli oggi? Comunque, va bene. Occupiamoci, ahimè,
del nostro Palermo. Il Palermo è lo specchio del campionato di Serie A, dove la mediocrità la fa da padrona, dove molte squadre che già si davano per spacciate, vedi il Carpi, vedi lo stesso Frosinone, erano già spacciate qualche tempo fa. Il Palermo aveva da 7 a 9 punti di vantaggio. Bene, adesso siamo riusciti, non ci eravamo riusciti durante tutto l'anno, adesso è in piena zona retrocessione, perché purtroppo la differenza a rete, il Palermo ha subito 50 gol, dicasi 50 gol, va bene? E quindi questo la dice lunga. Che succederà? Io ogni tanto rifletto a quelle due partite, ho visto con l'allenatore nuovo, e per due volte ho sentito dire che questa è una squadra che ha qualità. Beato lui, se riesce a tirarla fuori sta qualità e a farcela vedere, noi gli saremmo veramente molto grati. Sarebbe veramente sabato scorso abbiamo assistito a una, non la chiamo una partita di calcio io, era una pantomima, e soprattutto a un Empoli che era già in vacanza da lungo tempo, sì. E il Palermo che non è riuscito nemmeno a fare un tiro in porta. Tanta di quella qualità abbiamo che il Palermo non schiera nemmeno una punta, e poi alla fine diciamo che è l'unica squadra che non ha avuto rigori assegnati. Ma gliel'hanno detto che per avere assegnato i rigori bisogna entrare nell'area di rigore e cercare di tirare, perché c'è anche questo dubbio che attanaglia, no? Stante così le cose, se dobbiamo dare retta al cuore, come il nostro tifoso che ha chiamato poco fa, e allora possiamo dire che abbiamo speranza, che ci possiamo salvare. Se invece guardiamo strettamente le cifre, il non gioco e soprattutto l'alternanza di 8 allenatori che hanno portato 8 teorie diverse, non mi pare che ci siano margini di recupero, assolutamente. La prossima volta, scusa e concludo, c'è il Chievo. Avete visto, io vi dico, se avete visto la partita Sampdoria-Chievo, speriamo che non giochino in quel modo, perché altrimenti ce ne andremo col sacchetto pieno. Allora, volevo chiedere a Salvo, oggi Zamparini ha detto questi sono gli ultimi 2 mesi alla guida del Palermo, insomma l'ha detto dalle 38. È un ritornello che è da alcuni anni, comunque non è una notizia in termini giornalistico. È chiaro che innanzitutto c'è una frattura tra la tifoseria e il presidente Zamparini. I tifosi non lo amano più, e questo è un dato di fatto, e lo ha percepito anche lo stesso Zamparini. Ora dobbiamo capire appunto in prospettiva futura cosa ci aspetta come società, ma anche in prospettiva come allestire una squadra competitiva. Intanto bisogna capire a quale campionato il Palermo farà il prossimo anno. Speriamo che alla fine possa confermare questa Serie A. Però dobbiamo anche fare, io vado al di là del contesto prettamente calcistico, le squadre di calcio sono lo specchio delle città che rappresentano, e nell'ultimo periodo Palermo sotto il profilo socio-economico non è che stia attraversando un periodo molto bello. Un altissimo tasso di disoccupazione, molta gente emigra per andare a lavorare fuori, cioè addirittura varcando anche lo stretto, quindi andando fuori la nostra amata, tanto martoriata Sicilia. Quindi è chiaro che anche a livello sportivo le cose, ma anche vedo in altri sport, non è che stiano andando abbastanza bene. A livello proprio tecnico, squadre di realtà piccole come lo stesso Chievo Verona, che da tanti anni, diciamo che il Chievo rappresenta un quartiere di Verona, sì. Quindi una piccolissima realtà, eppure con un modello societario e una gestione oculata riesce sempre a valorizzare dei giovani, venderli bene, un bilancio, far quadrare sempre i conti a livello di bilancio.
quindi non si capisce perché piccole realtà possono farlo e una società come il Palermo, che ha un bacino di utenza 5 volte maggiore, almeno come potenziale sicuramente, sì, non possa fare lo stesso. Il discorso di fondo è che, dopo, a mio avviso, a livello topico, io riconduco tutto, per quanto riguarda la gestione Zamparini, dopo la finale di Coppa Italia contro l'Inter. Dopo quella finale, chiaramente, che ha vinto, è stato l'inizio della fine, perché da allora non è esistito più un progetto Palermo, c'è stato un progressivo disimpegno da parte di Zamparini a livello proprio di investimenti, anche di un certo tipo, a livello anche come acquisto di giocatori. E quindi dalla finale contro l'Inter all'ultimo campionato, che è questo, diciamo, questo attuale, c'è stato un progressivo disimpegno, e addirittura a gennaio, mentre ci sono state le squadre che si sono rafforzate, il Palermo si è indebolito, quindi il mercato di riparazione è stato anche negativo, perché se ne sono andati giocatori come Rigoni, che era uno dei pochi centrocampisti che si inseriva e dava un valore aggiunto e quindi poteva segnare. Non a caso Rigoni ha segnato due domeniche consecutive, portando 6 punti al Genoa, diretta concorrente anche del Palermo per non retrocedere. Si è sguarnita la fascia sinistra, dando da Prelà, e quindi con l'infortunio di Lazzar, Gioco Forza si è buttato proprio così in campo. Pezzella, che devo dire sta rispondendo bene, ma è sempre un ragazzo che non ha esperienza, e quindi, diciamo, ci sta che ogni anno si valorizzi un giocatore come Dybala lo scorso anno, per poi rivenderlo per far quadrare i bilanci, come realtà come il Palermo è costretto a fare, non avendo altre entrate a livello di grandi sponsorizzazioni, di grandi sponsor. Però è chiaro che se ogni anno devi smantellare la squadra e devi ripartire da zero, non c'è uno zoccolo duro che ti garantisce, diciamo così, ecco, su questi 4-5 giocatori possiamo costruire e ripartire. Infatti volevo coinvolgere Giulia. Insomma, Giulia, il Palermo in questo momento sembra avere qualcosina in più dal punto di vista della qualità rispetto a Frosinone e Carpi, e questo fa capire Frosinone e Carpi davvero sulla carta quanto possano essere in difficoltà, però queste sembrano essere veramente due squadre che lottano e che danno tutto. Il terzultimo posto in questo momento secondo me è meritato, tu che cosa ne pensi? Beh, per adesso queste due squadre, sia Frosinone che Carpi, hanno dimostrato molta voglia di volercela fare, di poter risalire la china. Sanno che essendo in fondo alla classifica hanno qualcosa di meno rispetto alle altre squadre, ma hanno tanta voglia di rivalsa. Sanno che ormai il loro destino, non dico che è segnato, ma insomma li vedrebbe comunque in Serie B rispetto ad altre squadre, ma hanno tanta voglia di fare, non hanno nulla da perdere, quindi dimostrano molto di più. Chiaramente il Palermo ha dei giocatori di qualità, magari hanno qualità inespresse, molti giocatori rispetto all'anno scorso sono svalorizzati, diciamo. Prendiamo un Gonzalez che l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato, quest'anno è stata una sorpresa vederlo così con un basso profilo. Sì. Allora, il Palermo secondo me ha alcuni giocatori che hanno qualità inespresse. Per carità, perché anche Frosinone e Carpi hanno qualche giocatore, magari uno o due, che possono risollevare la partita. Prendiamo per esempio il Carpi, Lasagna, che ieri ha fatto vincere il Carpi, ma anche in altre occasioni, insomma, ha aiutato la squadra. Però nel complesso, secondo me, il Palermo può dimostrare qualcosa di più. Questione di volercela fare, di impegnarsi. Se il Palermo si impegna, non dico che potrebbe arrivare chissà quanto in alto, ma se dimostra di volercela fare, alla fine potrà arrivare poco più in alto e si potrebbe salvare anche per un pelo, ma almeno potrà almeno dire: io ci ho provato, sono arrivato qui e ce l'ho fatta. Fabio, questa pausa secondo te di Pasqua aiuta Novellino, oppure avere la rosa un po' svuotata con qualche giocatore in nazionale può essere un lato negativo? No, secondo me invece arriva al momento giusto, perché chiaramente Novellino è arrivato da 10 giorni, miracoli non ne può fare, quindi probabilmente per sistemare anche le idee e per provare a dare un minimo di gioco alla squadra, sicuramente la pausa può essere utile. Ma in realtà secondo me Novellino non deve fare altro che
provare a dare delle motivazioni a questi giocatori che mi sento proprio spenti, che non abbiano voglia, grinta, cosa che invece hanno Carpi e Frosinone. In realtà Carpi e Frosinone si trovano oggi a lottare per la salvezza per colpa del Palermo, cioè il Palermo che ha dato a loro le motivazioni per arrivare lì. Perché il campionato era già chiuso, come dicevamo, il campionato era già chiuso, a inizio del girone di ritorno già non c'era storia. Il Palermo è riuscito, con tutta una serie di eventi, diciamo, che l'hanno caratterizzato, diciamo, negli ultimi 3 mesi, a motivare le squadre, a dire: guarda, là c'è una squadra in difficoltà, forse riusciamo a fare. Perché comunque le stagioni così, l'abbiamo vissuto con la stagione della precedente retrocessione, sì, portano alla retrocessione. Cioè oggi siamo ancora in una situazione che potremmo salvarci perché ci sono Frosinone e Carpi e Verona, vabbè, è Verona. Io quindi Novellino deve dare grinta, motivazione, voglia di lottare per arrivare al risultato. Sicuramente, dico, forse con qualche attaccante in più magari, però non mi sembrano queste le intenzioni, dico, però staremo a vedere. Senti Pino, ma se tu Zamparini sei così tanto dispiaciuto di aver ingaggiato Gilardino, perché ogni mattina ti svegli: ma perché gli sto dando questi soldi? Non ci può pacere, come si dice a Trento, diciamo. Cioè, però ormai ce l'hai, sfruttalo. Cioè, non lo volevi, stai impazzendo perché hai fatto un contratto che non volevi fare, ma ormai ce l'hai, prova a sfruttarlo per salvarti. Intanto, qual è il senso? Certo, bisognerebbe chiedersi qual è il senso di moltissime azioni di Zamparini da qualche anno a questa parte. Credo che il presidente, con l'andare del tempo, come con un po' tutti quanti, passando il tempo si invecchia e non si migliora, purtroppo si peggiora, e lui è l'esempio. Dovrebbe più diventare più saggio in teoria, in pratica lui è l'esempio peggiore di come il modo di interferire su una squadra di calcio possa essere deleterio, perché praticamente gli interventi di quest'anno hanno portato il Palermo al suicidio, perché non si ricorda a memoria d'uomo. Io ho quasi 69 primavere, non ricordo una squadra nel calcio, ne ho fatto un po' a tutti i livelli, anche se modesti, dal calciatore in porta all'arbitro, al dirigente arbitrale, non come il nostro amico nella FGC, ma in ambito amatoriale, eccetera. Non ricordo mai che una squadra avesse, nemmeno in terza categoria, cambiato 8 allenatori in una stagione, insomma. Gilardino e io personalmente è uno che farei giocare anche con una gamba sola, perché è l'unico attaccante di ruolo e di razza che abbiamo, per cui quello dovrebbe sempre giocare, però purtroppo ha una maniera, un modo di giocare, anche ora che ha parecchi anni sulle spalle, che poco si confà con quelli che sono il contorno dei giocatori. Palloni non ne arrivano, riassumendo. Ecco, non arrivano perché Gilardino è un giocatore d'area di rigore. A Gilardino devi dare 5 palloni, uno te lo mette dentro, ma se gliene dai uno ogni 3 partite, il problema diventa abbastanza grosso. Però comunque grosso. Dovrebbe giocare. E comunque dovrebbe giocare. Non si capisce perché, per esempio, uno a Empoli ha visto come sta andando. Io non voglio dare lezioni a nessuno, per carità, non sono nessuno eccetera, ma si sono allenatori di lungo corso come Novellino, vedi che l'Empoli è a spasso per conto suo, porca miseria, non dico tanto, ma all'inizio del secondo tempo butta dentro non una ma 2 punte e la partita si porta a casa, invece no, primo non prenderla. Risultato: il Carpi vince a Verona, arriva e ci mette direttamente per la prima volta. Altro, adesso sarà difficile rimettersi al passo con la differenza a reti, perché il Palermo in questo momento ha 5 gol di differenza col Carpi, cioè si tratta di andare a fare un 3-0 e il Carpi che perde 2-1, insomma questa a squadra non, quante partite ha che non segna Alessandro, il a chi li fai 3 gol? E chi li fa 3 gol? Questo è il problema, qua non è una questione di impegno, di volontà dei giocatori, i giocatori sono questi, sanno giocare o non giocare in questo modo, e purtroppo i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Salvo, secondo te, per quanto si possa dire sempre
che è un professionista, prende tanti soldi, però i giocatori sono sempre delle persone. Insomma, se tu ti chiami Franco Vasquez e vedi che sei stato quasi costretto a restare, che parliamoci chiaro, anche l'anno scorso Vasquez se ne voleva già andare, mancano 2 mesi, 7 partite, ti fai le tue 7 partite e finalmente te ne vai, perché secondo me è palese allora che sia così, ci può anche stare. Diciamo che intanto molti dimenticano che in Serie A la rosa più giovane è detenuta dal Palermo come appunto età media. E questa la dice lunga anche sull'esperienza, su come si possono gestire certi risultati, certi momenti topici delle partite. È chiaro che bisogna sempre avere in organico giocatori motivati, che credono soprattutto ad un progetto, quello che a mio avviso manca al Palermo come società, la mancanza di un progetto. E quindi è chiaro che se non ci sono le motivazioni, se in organico hai giocatori che non credono in un progetto perché di fatto non esiste, se poi perché non gioca Girardino, diciamo le cose come stanno, a mio modesto avviso, perché Zamperini preme per far giocare i giovani acquistati perché gli fanno poi plus valenza quando li vende Girardino, venuto a parametro zero, perché ricordiamo che non è costato nulla a Palermo, ha solo avuto l'ingaggio, cioè, così al momento è costato meno di Balog, cioè, questo non si può, è costato meno di Balog, perché gioca sicuramente, ma dico, se prendi, ripeto, dei giocatori che non a stento parlano italiano, e molti neanche ne parlano, non hanno mai giocato in un campionato italiano, li butti in un contesto già di criticità, di poca serenità di squadra, proprio perché non è semplice. Io nel mio piccolo ho giocato pure a calcio in terza categoria, qualche piccola apparizione così, eccetera. Però quando si vedono sempre continui cambi di allenatore, ogni allenatore cambia modulo, prende dei giocatori e te li valorizza e quindi li metti in campo, mentre altri che erano prima titolari vengono messi in panchina, sono tutti elementi destabilizzanti. Quindi c'è gente che obiettivamente sono dei professionisti così, però ci sono delle variabili che a livello umano incidono, c'è poco da fare, le motivazioni, le prospettive, la mancanza di un progetto, una società che di fatto poco presente, perché non, Zamperini non so quante volte ha assistito in tribuna a una partita del Palermo. Mai, perché mai in giro con Tazzini. Esatto, non a caso ho detto questo. Quindi diciamo che c'è una situazione, diciamo, un po' anomala a livello di società, poi il direttore sportivo che se ne va, che viene, che non c'è, così. A me sembra che il Novellino, conoscendo bene Zamperini, faccia, diciamo così, in Serie A, si è preso il suo contratto, sì, cosa, cioè, e non vorrei che facesse appunto sino all'ultima partita il, tra virgolette, il passacarte di Zamperini, cioè gli detta Zamperini la formazione da mandare in campo. Non lo voglio pensare, però col Napoli è stato così. Non vorrei dire così, però ripeto, il Napoli c'è stata una cosa veramente, Palermo-Napoli, una squadra che gioca in casa, può avere tutti i limiti tecnici che vuole, ma un possesso palla della squadra avversaria del 75%, e cioè praticamente il Palermo non ha avuto mai la amichevole del giovedì. Esatto, secondo me il Napoli non ha voluto neanche infierire, cosa facevano, possesso palla, passavano il pallone così, eccetera. Per vincere doveva vincere il Napoli, gli è bastato quel rigore, forse dato con un po' di generosità, sì, ma comunque, ripeto, avrebbe vinto comunque, non era fatto il discorso del rigore. Ebbene, il Palermo è la difesa più battuta del campionato dopo quella del Frosinone, ha l'attacco più anemico del campionato dopo quello dell'Udinese, l'Udinese 26 gol, il Palermo ha realizzato 28 reti. Dico, con questi numeri non è che andiamo tanto lontano, quindi dobbiamo invertire la rotta, e soprattutto anche la media in casa. Il Palermo insieme al Verona detiene il record di 8 sconfitte casalinghe, e una volta la favorita, il Barbera, era proprio dove si costruivano la salvezza, dove si costruiva, sì, anche la promozione per la Serie A, dalla Serie B alla Serie A. E quindi dico, questi numeri sono molto preoccupanti.
Però come si dice sempre, il pallone è rotondo, basta un episodio, una cosa che può voltare, però siamo sul limbo, cioè non possiamo più permetterci altri errori. Una domanda. Sì, volevo dire, siccome stiamo parlando tanto della squadra del Palermo che non va bene, che comunque ci sono dei problemi, per un ormai io pensiamo all'anno prossimo, incominciamo un nuovo campionato bene. Ma intanto dobbiamo capire quale bene. Campionato faremo, cioè noi possiamo pensare a... qualsiasi campionato, Serie A o Serie B, quali giocatori leveresti di questa rosa del Palermo? Ma allora, se fai bene prima a dire nella sciocata ipotesi dovessimo appunto retrocedere, chiaramente sarebbe da rifondare la squadra, secondo me. Perché Sorrentino, inutile che ancora diciamo così, parliamo sull'ipotesi rinnovo contrattuale, se non ne c'è andrà, non c'è cosa, si parla addirittura che è stato contattato l'attuale portiere dell'Entella, che dovrebbe prendere il posto di Sorrentino. Insomma, Pino, nomi che fanno sognare. Sì, ovviamente. Cioè, qualcuno quando è stato ingaggiato Novellino ha scritto su Facebook, ecco, è stato ingaggiato l'allenatore per la Serie B, perché ha molta esperienza Novellino anche quanto riguarda il campionato cadetto. Ripeto, è comunque una squadra da rimodulare, sia come in parte anche a mio avviso da rifondare, sia se si dovesse appunto scendere nella malaugurata ipotesi di una retrocessione, e sia anche una eventuale conferma, anche perché con questo organico non si può affrontare nuovamente un campionato di Serie A. Pino, stessa domanda in un minuto e poi andiamo in pubblicità. Da cosa ripartiresti? Se c'è qualcosa... Allora, intanto purtroppo noi dobbiamo riscontrare una cosa. Quando noi parliamo di società è meglio che questo vocabolo lo elidiamo completamente. Il Palermo non è una società. Il Palermo è una squadra di calcio dove c'è una persona che comanda dal di fuori dell'ambiente di Palermo, perché è sempre... al di fuori, e fa quello che dice lui, per cui non essendoci società non ci può essere un progetto. Tant'è vero che per costruire dei progetti ci vuole una organizzazione piramidale, un'organizzazione soprattutto capillare, che riesca a occuparsi ognuno per il suo ramo per la costruzione di quel progetto. A Palermo questa storia non c'è, non esiste più da gran tempo. Zampalini è stanco e se ne vuole andare, perfetto. Qui non c'è da dove ripartire, Alessandro, perché nella migliore delle ipotesi, restando in Serie A, abbiamo detto Sorrentino, Gilardino, Vasquez, Gonzalez. Se ne vanno via. Gonzalez se ne va via, poi c'è anche Maresca. Questa squadra è completamente da verranno venduti, è chiaro, per fare i soldi, no? È da rifondare, sia che si vada in Serie A, sia che si vada in Serie B, ma soprattutto c'è una cosa importante, e siamo sicuri che il presidente Zamparini iscrive la squadra l'anno venturo sia in Serie A che in Serie B, perché dovendola rifondare in Serie B costerebbe molto di meno, in Serie A costerebbe un putiferio di soldi. Certo. Questo io non vorrei essere esagerato, ragazzi, ma togliendo Sorrentino, Vasquez, Gilardino, Gonzalez, io non ripartirei da nessuno, lo dico sinceramente. Non c'è, ragazzi, prima quando si andava allo stadio, quando si vedeva il Palermo, il bambino guardava Pastore, guardava Cavani, oggi non c'è più, insomma, una squadra deve avere anche dei giocatori nei quali la gente si rivede, poi finiamo insomma per ripetere sempre le stesse cose. Allora andiamo in pubblicità e poi la parte centrale del nostro programma, in cui cercheremo di capire appunto se foste Zamparini da cosa ripartire o cosa fareste, la prima cosa che fareste. Torniamo tra poco. We'll be right back.
at home and say, alright, can you feel me in? I got a phone and say, can you feel me in? Eccoci nuovamente live dal Rosso Pomodoro di Palermo. Ci potete trovare, io penso che ormai al forum ci siete venuti almeno una volta un po' tutti, nell'area ristorazione ci potete trovare sulla destra, quindi entrando e ci trovate qui. Se ci volete venire a trovare, insomma, se volete portare dei fiori a Costanza, sapete che ovviamente Costanza ormai con i fiori ha un rapporto particolare, insomma a casa sua non si sente più a suo agio senza almeno una serra in salotto, ragazzi, perché con tutte le mimose che le arrivano, ragazzi, non sappiamo più come fare. Nel frattempo vediamo i prodotti con i quali ovviamente vengono realizzati le pizze, gli antipasti, i primi, i secondi, che qui a Rosso Pomodoro non ci deludono mai. Io ve lo dico sempre, anche prima di intraprendere questa avventura, ve lo dico con sincerità, il Rosso Pomodoro del forum mi è piaciuto sempre particolarmente. A me piace la pizza spessa e morbida e quindi qua sono praticamente nel mio posto ideale. Costanza, siccome stavamo dicendo che Girardino è l'acquisto migliore, c'è qualcuno che da casa scrive che Girardino invece è stato un acquisto molto sbagliato. Sì. Ci voleva un attaccante dinamico che affiancava bene Vasquez, insieme magari a Dybala, che ovviamente se è andato. Sì. Vabbè, prende questo, ho detto l'ho riassunto io. Certo, sicuramente l'abbiamo detto anche diverse volte all'inizio campionato, Pino, nel senso, la mediocrità anche l'anno scorso del Palermo a livello di impostazione è stata camuffata dal fatto che Dybala si andava a prendere la palla a 50 metri dalla porta, faceva quattro triangoli con Vasquez e era solo davanti al portiere. Adesso i nodi vengono al petto. Ma l'amico ha ragione. Però bisogna anche dirgli che un attaccante come quello costa. Esatto. E per costare bisogna comprarlo. E chi lo doveva comprare? Come Joel Campbell, che quando tutti lo sentimmo in estate. Chi lo doveva comprare? Zamparini? Zamparini ha preso Girardino perché l'ha preso, ma non l'ha preso manco lui Girardino. Perché poi se n'è pentito immediatamente dopo. Diciamo le cose come stanno. Ecco, le cose stanno in maniera tale che Girardino l'ha voluto portato Iachini, e lui a Iachini gliel'ha l'ha mai perdonata questa. Vabbè, perché lui era convinto che con quelli che aveva in casa, ivi compreso questo signor Balok, io lo chiamo McKinlock 2 perché sono uguali tutti e due,
se voi ci fate caso, due bei spilungoni. A che cosa servono ancora si deve scoprire. Ancora si deve scoprire. Costato 3 milioni e 2. Sì, perché questo non è che è costato tanto meno. Allora, sono giocatori che poi qualunque allenatore viene, come mai nessuno li fa giocare? Che non sono all'altezza, glieli consigliano i suoi amici e parenti e poi questi sono i noi per esempio abbiamo Struna. Qualunque allenatore viene fa giocare Struna. Ma Cioce, sono dico, misteri. Ecco, fanno giocare. Sì, perché molto. No, probabilmente. Non c'è perché quelle di che meglio. Ci sono dietro sono pure peggio. E quello che è arrivato Cionek. Mai giocato. Lo conosce bene. E non lo fa giocare. L'ha avuto a Modena. Esatto. E non lo fa giocare, ci propina Struna, ci propone Andelkovic. Io quando sento criticare il rigore che ha dato Rocchi contro il Palermo. Ma il rigore viene dato semplicemente perché Andelkovic è quello che è. Perché se l'arbitro ti dice per ben due volte non lo cinturare la prima volta, la seconda volta ci vedi che chissà è l'ultima volta che te lo dico. Lui cosa fa? Lo cintura per la terza. Allora è rigore. Ma allora porca miseria, sei proprio de coccio come dicono a Roma. Allora questi sono i giocatori che ha il Palermo e se quelli dietro non giocano, io sono autorizzato a pensare, non solo io, che sono ancora peggio di questo. No, perché si acquistano, ma perché si perché a si Zamparini fa pre- a gennaio perché si è preso questo Cionek. Poteva a stare a Modena. Perché non è costato niente. Quando Zamparini ormai sappiamo va a spendere questi milioni, lo fa perché Tizio Caio dicono prendi. Poi è quello che sappiamo noi, ovviamente non sappiamo nulla e non ci addentriamo in questi discorsi, però guardandoli da fuori non c'è davvero spiegazione, perché un conto è che non spendi, un conto è che i quattro soldi che hai li butti sistematicamente dalla finestra in questi giocatori uzbeki, ucraini, del Botswana, del Tibet, del Burundi. Cioè, non dimentichiamo quello che è successo con lo Monaco. 10 ne ha portati a gennaio. Sì. Ne fosse venuto fuori mezzo, no? Tutte e 10 non erano costate niente. Esatto. No, non erano nemmeno è sempre quello è il problema. Ecco perché quando l'amico dice ci vuole un centravanti di mano, sì, è vero. Joel Campbell costava 15 milioni di euro. Quelle costano, chi riesce? Tanto è vero che quando in estate venne fatto il nome di Joel Campbell, chiunque avrebbe giocato casa, veri, ma certo, tutte cose ma che poi non a prendere io, no, dico, a prendere io avremmo questo, giocato qualsiasi cosa sul fatto che non sarebbe arrivato. Ma perché infatti. Zamparini 15 milioni di euro non li ha mai usciti, ma nemmeno quando ai tempi di Amauri 8 milioni e mezzo acquisto il record, Dybala non si è mai capito quanto è costato. Sempre misteri. Sono stati sempre misteri. Senti Pino, ti volevo fare una bella domanda. Insomma, il Palermo da domani è tuo. Tu hai i fondi per gestire il Palermo. Che cosa fai? Allora, per prima cosa costruisco una società. Ok. Perché alla base... Organigramma. Infatti di questo sto parlando. Organizzo una società e comincio con il settore giovanile, poi il direttore sportivo, poi il team manager, poi l'addetto stampa e chi più ne ha più ne mette. Perché se non costruisci prima una società, ognuno con i suoi compiti e ognuno con le sue deleghe, attenzione, perché è inutile che tu mi fai il direttore sportivo e poi chi tu dici vado a comprare Joel Campbell, andiamo a comprare Balogi che è meglio, allora è meglio non farlo. E cominci da lì, cominciando da lì devi comunque delegare, non tutto, perché devi sorvegliare se metti i soldi, e cominciare a... dall'allenatore che è lui che si deve scegliere il giocatore ovviamente in base con al il budget che uno questa ha a disposizione è la cosa più semplice il che Chievo Docet, l'Atalanta Docet, il Sassuolo Docet, ogni anno Agnelli nemmeno sa le trattative, gli dice a Marotta e Paratici quando chiudiamo l'anno dobbiamo andare entro 250 milioni in quel riquadro potete fare quello che vuole. Alessandro Irri è venuto dopodomani e Mancini gli ha fatto spendere l'ira di Dio che è impelagato, io non so quante centinaia di milioni deve pagare perché quest'anno non li ha pagati i giocatori, li paga l'anno 21. Tutti obbligo di riscatto, no, eccetera. Per arrivare quinto. 450 milioni di buco. Ora dico io, il presidente, per carità, deve mettere bocca, ma non anche sulla scopa che deve comprare il magazziniere. Esatto. Perché Zamparini è così. Mette lingua da tutte le parti e soprattutto
è uno che deve fare le formazioni, perché lui gli deve dire deve giocare questo, deve giocare quello. Anche come fa Berlusconi, infatti Sinisa Miato, perché se ne va proprio per questo motivo. Quando lo faceva per decidere tra Rui Costa e Shevchenko, un conto tra Niang, insomma, con tutto il rispetto, raga, un conto è Ancelotti che doveva litigare per l'albero di Natale con Seedorf e Kakà dietro a Shevchenko, un conto è se mettere Crespo o Kakà, insomma, questi erano dei problemi che il Milan aveva. Nel piccolo del Palermo era anche questo. Giulia, se domani Palermo fosse tuo, la prima cosa che fai? Beh, io pure onestamente partirei dalle basi, partirei dal fatto che dovremmo avere delle persone che hanno tutti un ruolo all'interno della società. Non è possibile che Zamparini abbia dato il compito a Gerolin di fare mercato, quindi dargli il ruolo di direttore sportivo, quando lui deve soltanto osservare, cercare giocatori, non può fare altro, non può fare altro. Poi bisognerebbe anche tenere in considerazione il settore giovanile. Molte squadre italiane, ne potremmo citare tantissime, parte dal settore giovanile, molti ragazzi di qualità dipende dal settore giovanile, dai ragazzi, li cresce e poi li porta in prima squadra. Sì. Li premia, ma ovviamente questi ragazzi devono avere delle qualità tecnica e tutto il resto. Bisogna partire da questo. Poi, insomma, bisogna avere anche un certo rigore, bisogna comportarsi anche in un certo modo, perché non è possibile che Zamparini, per spronare la propria squadra, debba dire cose che non si dovrebbero dire, cioè avere un certo atteggiamento. In una situazione come questa, soprattutto quella che abbiamo passato con Iachini che ce n'è andato e tante altre cose, bisogna comunque prendere la situazione con le pinze, non bisogna essere irruenti e prendere decisioni affrettate. È controproducente, perché fa male alla squadra, fa male alla società, che ovviamente viene messa in cattiva luce, fa male ai tifosi. È normale che i tifosi ad un certo punto contestino in qualsiasi modo. Si stancano, sì. Ovviamente bisogna sempre contestare nel migliore dei modi, cercando di dire la propria opinione, di farsi sentire, ma non di creare troppo trambusto, perché ovviamente già la società ne ha creato abbastanza. Allora, abbiamo... Trambusto è un eufemismo. Sì. Io non ho mai sentito nessun presidente che dice all'allenatore che è un deficiente, un cretino, e che lo prenderebbe a calcio nel sedere. Esatto, dico io, per usare un altro termine. Nessuno. Allora, adesso proseguiamo. Io prima volevo lanciare il nuovo gioco Indovina Chi, perché abbiamo ancora in palio tanti weekend, e andiamo a vedere la nuova foto, perché è stato indovinato col Daniga. Quindi il giro ricomincia, vediamo se la regia ci fa vedere la nuova foto. Eccola qui, scarpa gialla, anche intuendola, sì, la marca è abbastanza nota. Anche qui amichevole estiva, se non sbaglio, perché mi sembra un campo senza molte strutture attorno. Un bel tempo, quindi anche questa sarà in estate. Non è nemmeno facile questa. No, perché c'ha le cose gialle allo stadio, le cose alte dei cancelli. No, non è così. Sì. Perché qui allo stadio è impossibile che il Palermo giochi con le reti verdi dietro. Non mi fare essere pignolo. La rete verde. No, sto scherzando. Beh, comunque... Sarà sicuramente un'amichevole estiva, un allenamento. No, Costanza, sto scherzando. Anche perché volevo ricordare che una delle volte in cui è stata indovinata nelle prime settimane di gioco, Costanza me l'aveva scritto nel foglio. Sì. E quindi io sono testimone del fatto che Costanza. Anche qua. E io da quando abbiamo iniziato non ne ho indovinato, ragazzi, nemmeno uno. Vediamo Costanza. Che allora, diciamo, sta azzardando un nome che però col precampionato c'entra poco, perché è arrivato dopo la fine del precampionato, quindi potrebbe, insomma. Comunque, vi voglio ricordare il numero 334 25 77 606. Non potete vincere mandando un messaggio su Facebook o un commento a un post, dovete chiamarci. Io ve lo dico sempre, non vi facciamo cantare, non vi facciamo recitare poesie, non vi mettiamo in difficoltà, non vi facciamo parlare lingue straniere, insomma, ci dite semplicemente il vostro nome e vediamo di chi si tratta. Costanza, io volevo dire una cosa, sì, più che altro questo sto dicendo una stupidaggine. Sì. Però mi sono resa conto che tanti anni che seguo il Palermo, sia vabbè, per lavoro che diciamo per passione, sì, tra virgolette, e che Zamparini, sì, diciamo che ha questo, comunque il suo lavoro, ha la squadra, ha tanti altri impegni, progetti, sì. Sì, impegni,
Però ho notato una cosa, che lui prende i giocatori, non ha l'obiettivo di vincere, prende solamente, no, neanche, perché tutti parlano infatti sempre di soldi, lui li vuole fare crescere. Infatti tutti i grandi campioni, tipo vedi un Barzagli, Barone, Zaccardo, i più grandi, Cavani al Paris Saint-Germain, comunque sono usciti tutti dal Palermo. Quindi quello che mi sono, da ignorante di calcio, che mi è passato per la testa, è che secondo me il Palermo, diciamo che è una piccola scuola calcio dove i giocatori arrivano dal nulla e diventano grandi. Però devono avere di base un talento, perché se prendiamo per strada, quasi tutti quelli che sono, insomma, fino al 2011 era così, poi tranne Dybala e Busquets, da quel momento in poi io mi ricordo conferenze stampa dove venivano presentati Edgar Alvarez, Della Rocca, la gente si guardava e ci veniva da piangere, insomma, anche se poi dovevi dire, ah, Della Rocca, il grande salto al Palermo, ora Della Rocca dove gioca? Serie B, insomma, nel suo habitat naturale, diciamo. Una buona, nel frattempo qui ci sono compleanni, come sempre al Rosso Pomodoro, si festeggia e tutto. Volevo chiedere a Fabio, insomma, abbiamo visto un'immagine questo weekend un po' di un difensore centrale che può piacere o meno, nel mio caso o meno perché non mi piace, che è Bonucci, insomma, con Rizzoli andare lì, urlargli in faccia. Qualche persona ha detto, ah, è malafede, il fermo immagine, ma anche vedendo il filmato, insomma, c'è questo giocatore che urla all'arbitro. Dico, è così difficile attuare un metro di giudizio ferreo anche quando l'avversario si chiama Juventus? Insomma, questi arbitri che davvero se ne fregano di chi hanno davanti iniziano a scarseggiare. Bah, rispetto alla tua opinione, io, diciamo, la penso diversamente, ma per il semplice fatto che, diciamo, se riflettiamo un attimo e prendendo spunto sempre dalla Juventus, in realtà 3-4 giorni prima di questo evento la Juventus si era lamentata in Champions League di aver ricevuto vari torti arbitrali. A distanza di 4 giorni si lamenta un'altra squadra che la Juventus è stata favorita dagli arbitri. Vi do una notizia forse sconvolgente per il mondo. Allora, gli arbitri sbagliano. Gli arbitri sono persone, gli arbitri vivono i momenti della partita al loro modo, con la loro sensibilità, con il loro proprio col loro momento, sì, e con il loro istante. È una prestazione sportiva. E quindi dico, tutto deve essere riportato, infatti, alle dinamiche all'interno di una prestazione sportiva, dove ci possono essere momenti in cui magari l'arbitro fa bene e non viene applaudito, e momenti in cui l'arbitro fa male e viene criticato. Però cioè, dovremmo essere un po' tutti un po' più equilibrati intorno a questa figura, anche perché in questo mi ritaglio, diciamo, uno spazio fuori dalla Serie A, chiaramente fuori dalla Serie A. Quello che succede in Serie A poi a cascata arriva nei campi di periferia sui nostri ragazzi, e quindi non dimentichiamo diciamo il concetto di esempio che devono dare i calciatori che hanno maggiore visibilità nei confronti calciatori e anche addetti ai lavori, dirigenti, genitori, nei confronti poi dei più piccoli, che poi scimmiottano i comportamenti dei calciatori. Ora, per me è inaccettabile che oggi la Sicilia, per esempio, ma un fenomeno italiano, ma la Sicilia abbia la maglia nera di atti di violenza nei confronti di arbitri che molto spesso sono o minorenni o da poco maggiorenni, quindi stiamo parlando di ragazzi, ragazzini. Allora, forse dovremmo un attimino ragionare meglio sul concetto di sport e quindi incominciare a tirar fuori quelli che sono i veri valori di una prestazione sportiva e di uno sport, e quindi far fare all'arbitro quello del suo ruolo, accettando serenamente il fatto che possa sbagliare, perché l'arbitro sbaglia. Senti Fabio, come si inizia? Un ragazzo ci sta guardando, ha 16 anni, voglio fare l'arbitro, cosa deve fare? È molto semplice, sì. Diciamo, basta contattare la nostra sezione attraverso il nostro sito, che è www.agliapalermo.it, c'è un modulo di iscrizione, si iscrive, il corso è gratuito, dura 2-3 mesi, dove si fa parte teoria e parte di pratica e parte di allenamenti, chiaramente, perché non dimentichiamo che l'arbitro è un atleta, si fa l'esame e si diventa arbitro. Chiaramente si parte dalle categorie dei ragazzi, sì, e poi attraverso un percorso di giudizio, certo, da parte degli osservatori, i migliori proseguono e vanno verso le categorie superiori.
è chiaro che vi posso assicurare che oggi, per quanto ancora tutto sommato abbiamo soprattutto al sud una richiesta spontanea di partecipare ai nostri corsi, rispetto già a qualche anno fa molti ragazzi non vengono più a fare domanda, perché chiaramente in un discorso di violenza, di immaginati un genitore che deve mandare a 15 anni un ragazzo ad arbitrare una partita sapendo che magari in quel campo la volta prima l'arbitro si è preso 15 giorni di prognosi. Perché questo succede, ragazzi, non è che stiamo parlando di cose. Stiamo parlando, l'anno scorso ci sono stati 81 atti di violenza in Sicilia, in tutta la stagione sportiva, nei confronti di arbitri, fatti quasi tutti esclusivamente da addetti ai lavori, calciatori e dirigenti, cioè non è neanche il pubblico. E allora a questo punto bisogna un attimino fermarsi un attimo, riflettere bene, capire veramente, diciamo, capire veramente di che cosa stiamo parlando. Non dimentichiamoci che è uno sport, non dimentichiamoci che se ci sono in mezzo ragazzi è anche, c'è un valore sociale educativo fondamentale. E allora forse probabilmente, diciamo, da queste cose dobbiamo ripartire. Tant'è che io ho promosso e avuto anche la vicinanza e la collaborazione dei dirigenti della Lega Nazionale Dilettanti della FIGC di stabilire, di iniziare a fare esattamente come fanno nelle società professionistiche, degli incontri periodici tra dirigenti, allenatori e capitano delle squadre anche a livello giovanile e il mondo arbitrale, proprio anche per incominciare a diffondere il regolamento, perché se tu incontri un calciatore di basket, un calciatore di pallavolo, un giocatore di basket, tutti conoscono il regolamento. Nel calcio nessuno conosce il regolamento, anche in Serie A. Ti faccio un esempio. Una volta indimenticabile, quando giocavo nella Juniores del Villabate, società che militava in eccellenza, un giorno io terzino destro, arriva una palla alta, vinciamo 2-0, l'appoggio di coscia al portiere. Sì. Il portiere è preso in difficoltà, la stoppa di petto, la butta in rimessa laterale, urlando ma che fa, eccetera, eccetera. La può prendere con la certo coscia. Per dare un esempio che a volte non tutti sanno veramente tutto del regolamento, però il problema è che nel momento in cui io collaboro al CUS, Fabio, vedo che purtroppo io vengo dal calcio, questi atteggiamenti ci sono nel calcio, nel basket non le trovi queste persone che hanno questo atteggiamento, nella palla a mano, nella palla a nuoto, qualcosa sì, ma non a questo livello di cadenza fissa. Il problema è che probabilmente il calcio viene esasperato perché viene visto come veramente una missione di vita, perché io genitore spero che mio figlio diventa professionista, così noi oggi abbiamo con umiltà 1000 euro a disposizione al mese se mio figlio diventa calciatore, insomma. Rispetto agli altri sport. Infatti devono essere educati anche i genitori. Assolutamente. Anche i genitori. Assolutamente. Anche nella pallavolo non si vede tutta questa violenza. Assolutamente. Comunque rispetto agli altri sport il calcio è uno sport più popolare, sì, rispetto alla pallavolo. Lavoro, quindi è normale che ci sia più partecipazione e quindi si è portato più ad avere questo tipo di esasperazioni. In ambienti più piccoli questi casi sono magari dove vanno a partecipare ragazzi di famiglie un po' borghesi, medio borghesi, però non è che perché uno sport è popolare i ragazzi sono di periferia automaticamente sono autorizzati a sono di periferia. Io vengo dalla periferia, non ho mai dato schiaffi a nessun arbitro, insomma il problema è sempre un po' anche noi abbiamo esempio di grandi campioni che venivano brasiliani dalle favelas che si sono affermati a suon di gol, eppure hanno fatto una vita alternativa, le origini e la famiglia è sempre fondamentale. Quindi Salvo, scusami, ti interrompo, abbiamo un'altra telefonata, se la regia ci dà conferma, se è in linea con noi. Buonasera, con chi parliamo? Che Adriano gli hanno sparato. Buonasera, mi chiamo Antonio. Antonio, da dove ci chiami? Da Palermo. Da Palermo. Allora Antonio, ti facciamo rivedere l'immagine, questa immagine che abbiamo lì. Che abbiamo lanciato poco fa, abbassa un po' il volume del computer o della televisione così non c'è il ritorno quando tu parli con noi, così è qualche secondo più nel frattempo, vedi, per guardare l'immagine. Allora, secondo te di chi si tratta? Ovviamente non è gol d'Aniga perché è stato indovinato poco fa. La butto lì, Lazar. Allora, secondo te Lazar? No, non è Lazar.
Grazie per averci chiamato, continua a seguirci, ovviamente dalla prossima settimana puoi provare, perché anche la costanza e quel gioco di parole premia sempre di non mollare mai. Allora, comunque vuoi aiutare i nostri amici da casa, sì, nel braccio quello messo così, sì, quello destro, ha un tatuaggio. Ecco, sì, inizia un tatuaggio nel braccio destro, quindi magari per la prossima settimana chi chiamerà adesso può andare a fare insomma una scansione di tutte le braccia, i bracci destri dei nostri ragazzi del Palermo. Grazie per averci chiamato, buona serata e continua a seguirci, ciao. Non è più con me. Allora, vai. Mestiere, no, tu, io imparo da te, quindi poi, assolutamente. Molto buono. Volevo approfittare della presenza di Fabio per chiedergli un argomento che è molto attivo di questi giorni, dato che il presidente nazionale dell'AIA Nicchi ha detto che dall'anno prossimo probabilmente gli arbitri potranno anche parlare. Io sono sempre stato un sostenitore di questo fatto, che se gli arbitri venissero a parlare e spiegassero bene, soprattutto alla luce del regolamento, quali sono le loro decisioni, se questo fatto fosse stato fatto già da parecchio tempo avremmo forse migliorato molto il nostro calcio, ma tant'è. È avvenuta questa apertura adesso di Nicchi. Ecco, volevo, perché naturalmente tu saprai già che cosa bolle in pentola. Che cosa bolle in pentola? Questo. Allora, io la penso come te. Cioè, comunque, molto spesso, ma nella vita comune, non soltanto nel mondo sportivo, i maggiori problemi sono per difetti di comunicazione. Esatto. Molte volte si litiga perché in realtà non si è parlato. Quindi io sono personalmente assolutamente favorevole a dare la possibilità agli arbitri di poter spiegare. È chiaro che qui è un percorso dove sicuramente se sarà e se inizierà l'anno prossimo non potrà essere libertà. Quindi io presumo che ci saranno soltanto alcuni arbitri per alcune partite che avranno lo spazio per poter esprimere qualche loro opinione. Sarà, tra virgolette, un anno pilota, ecco, capire un attimino se siamo pronti, se il mondo sportivo del calcio è pronto per non strumentalizzare poi la dichiarazione dell'arbitro, perché poi siamo sempre lì. Viene strumentalizzata quella dei dirigenti, dicono 10 cose, se ne prendono 2 a metà. E però sai, io per esempio lo sfogo che ha avuto Ventura, giusto o sbagliato che sia, ieri, a me piacerebbe vedere inquadrato Ventura di qua e l'arbitro di qua, perché vorrei vedere se l'allenatore si sfogherebbe così, se avesse... La vedo dura, un contraddittorio o la vedo dura? No, quello sì, però voglio dire, io credo che molti termini non verrebbero fuori e ci sarebbe qualcosa, però stiamo andando troppo avanti. Invece allora, sull'utilizzo delle telecamere in campo? Tutto quello che è tutta la tecnologia, tutta la tecnologia che in qualche modo determini un fatto certo, va benissimo. Gol, non gol, va bene. Orologio, gol, fallo dentro, fuori aria, va bene. Quindi se determini un fatto certo non ci sono problemi. Se devi incominciare a sindacare la tecnologia su qualcosa che di certo non è, là la vedo complicata. Dico, però ci sono tante situazioni in cui la tecnologia può aiutare gli arbitri, cioè io la vedo come non tanto un aiuto per le squadre, proprio un aiuto nei confronti dell'arbitro. Dico, quindi ben venga. Allora, abbiamo una telefonata in diretta, poi una curiosità, un'altra per Fabio. Allora, con chi parliamo? Buonasera. Buonasera. Ciao, come ti chiami? Roberta, allora da dove ci chiami? Da Palermo? Da dove telefoni? Sì, da Palermo. Allora, ti facciamo rivedere l'immagine con la nostra regia, eccolo qui. Allora, ha un tatuaggio sul braccio destro, dovrebbe essere un destro per come sta calciando, secondo te chi è? Bentivagna. Allora, vediamo un po' se è lui, vediamo se è Bentivagna.
è Bentivegna, ragazzi, al primo, quasi al primo gol. Assolutamente, un applauso doveroso, doveroso, veramente, un colpaccio questo, un colpaccio, applausi anche dalle retrovie, da personaggi che ormai fanno parte. Fanno parte di noi. Allora, senti, ma secondo te, a parte questo weekend che hai vinto a Ustica e siamo molto con, secondo te il Palermo si salva o no? Io spero proprio di sì. Dovrebbe salvare comunque. Ok, quindi secondo te ce la potrebbe fare questo Palermo a restare in Serie A? Sì, sì. Vediamo se sarà così, anche se Pino e io non siamo d'accordo, lo dico sinceramente. Ma neanche io. Allora, ti ricordiamo adesso, anche se non continuerai a parlare con noi in diretta, di restare in linea, perché la nostra regia, dato che hai vinto, deve prendere i tuoi dati, così poi da poterti spiegare come andare a usufruire del weekend, va bene? Complimenti, perché io non ci sarei mai arrivato. Un applauso e continua a seguirci. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Incredibile, ragazzi, qua ci indovinano i giocatori sotto i bar. Allora, Fabio, ti volevo chiedere una domanda. Anche quando giocavo, avevo sempre, qualche anno ho fatto il capitano alle mie squadre, avevo sempre questo atteggiamento degli arbitri che vedevo, che era di due tipologie. L'arbitro che, anche se tu gli vai a parlare, ti lascia sbattere e tu diventi ancora più nervoso, oppure l'arbitro come Rizzoli, come Collina, che insomma ti spiega il perché di una decisione anche se tu non sei d'accordo. Dal punto di vista vostro, della sezione, questo è un aspetto sul quale si inizia a lavorare? C'è anche l'arbitro avere un atteggiamento di discussione, se chi sta parlando con te lo sta facendo in maniera educata, perché c'è chi a priori ti lascia sbattere. Allora, anche lì entrano in campo i caratteri delle persone. Ovviamente. Cioè, poi probabilmente la persona che ti lascia sbattere in campo ti lascia sbattere pure fuori dal campo. Noi cerchiamo di trasferire un concetto fondamentale, alcuni concetti fondamentali che sono sicuramente il rispetto, perché ricordiamoci che anche nelle categorie inferiori, terza categoria o settore giovanile, attorno a una partita di calcio girano comunque degli interessi piccoli, ma ogni cosa è proporzionata, c'è un pubblico piccolo ma è giusto rispettare quel pubblico, ci sono squadre che fanno sacrifici, la domenica si muovono, molto spesso hanno una maglietta bucata e dei calzettoni bucati, quindi bisogna rispettare tutte le componenti. All'interno del campo, nel confronto con i calciatori, bisogna trasmettere sempre serenità e decisione. Sono questi gli elementi che noi cerchiamo di trasferire. Quindi, se noi siamo tranquilli e sereni, potremo tranquillamente spiegare anche quella che è stata la nostra decisione. Tutto questo non deve passare dall'altra parte come un volersi giustificare. Quindi, se serenità e decisione vanno di pari passo e vanno insieme, non c'è problema, e i calciatori, dico, e tu potrai darmi testimonianza, lo percepiscono questo. Era così. Percepiscono e va bene. Nel momento in cui si instaura un rapporto conflittuale perché il calciatore magari non si è posto nel modo corretto nei confronti dell'arbitro, probabilmente là il modello di comunicazione va un po' in tilt. Esatto. Pino, una curiosità, ho scoperto, non dico da pochi anni, che se io batto una rimessa laterale verso la mia porta e il mio portiere non la tocca, è calcio d'angolo ed entra. Cioè, questo non è una curiosità a livello costante. Sono queste sottigliezze che bisognerebbe studiare. A parte il fatto che l'esperto qua è lui e quindi lui te lo può spiegare meglio di me. Ma è una questione proprio di regolamento, ci sono delle regole. Che non tutti conoscono. Come dice lui, pochi conoscono, molto pochi conoscono. Considerate che nel calcio, scusa ti interrompo, allora tutti parliamo di calcio. Sì. E tutti, più o meno nella nostra vita, probabilmente anche lei, un calcio al pallone l'ha dato. No, l'ho dato. Ok, benissimo. L'ho dato pure al barbè. Sempre nel calcio, tutti parliamo degli arbitri e degli occhi dell'arbitro, ma sfido in percentuale le persone che criticano l'arbitro, tutti quante volte hanno messo un fischietto in bocca. Andare a spiegare. Quando sono stato infortunato facevo l'arbitro e ti sarai reso conto quanto è complicato. Fabio, te l'ho detto, io ho fatto l'arbitro amatoriale. Eppure, sai, ogni pomeriggio alle 4:15 su Sky c'è un giornalista che fa Regoliamoci, sì, fa vedere gli episodi e poi spiega tutte le regole. Ed è molto interessante, fatta molto bene, anche perché questo collega è abbastanza esperto di questa cosa. Quindi io inviterei chi vuole veramente conoscere le regole del calcio a seguire, chi ha Sky ovviamente, a seguirlo ogni pomeriggio alle 4:15, perché è molto interessante, si apprendono soprattutto
questo tipo di cose che uno... Perché a volte allo stadio si vede, per esempio, è capitato certo. qualche volta il, non lo so, il giocatore che ha appoggiato di coscia, ha appoggiato di petto e da lì spazio, ah, retropassaggio, perché purtroppo sì, le regole non le conosciamo. Non conosciamo le regole. Questa cosa che ovviamente quando il portiere fa la rimessa dal fondo e la passa al terzino, la palla deve uscire dall'area, certo. non sono tutti che lo sanno, a volte la gente... Il difensore la stoppa in aria e diceva perché stai interrompendo? Senza andare lontano, io con i miei amici guardo le partite e poi chiaramente ci sono i commenti su un eventuale fuorigioco o non fuorigioco, il commento del telecronista di turno e i miei amici che si lamentano. Poi a un certo punto io dico ok, ma la dita è regola del fuorigioco. C'è quel dettaglio che non deve essere il io lo so. Attenzione che le regole sono un bel librone alto così. No, il fuorigioco è quando c'è un elemento della squadra tipo avversaria, no? Sì. Facciamo Palermo-Empoli, un giocatore dell'Empoli, cioè c'è tutti i giocatori. Sì. quello dell'Empoli invece è più in là, è fuorigioco. No, quindi quando è più in là è fuori. Deve avere due giocatori. Quando fai. Due giocatori che siano, tra la palla prima e la di lui, di... tra la palla e la è sottolineare sempre, Fabio, due giocatori non vuol dire per forza il portiere. No, perché ci sono dei casi in cui il portiere esce dal calcio d'angolo, io la rimando verso la porta. Si pensa che il portiere, essendo quello che è l'ultimo, è più, ma molto spesso è successo che il portiere è andato fuori e poi c'erano due giocatori. Abbastanza, perché guarda, quando hai detto è più in là, io avrei preso il suo bicchiere, mi sarei, diciamo, arrusciato, come dicono a Venezia, insomma. Allora, dopo questa parentesi ampia su un argomento veramente attuale, andiamo in pubblicità, perché certe volte ci lamentiamo, come diceva Fabio, e poi non sappiamo nemmeno noi la regola per la quale ci stiamo lamentando. Andiamo in pubblicità e poi tracciamo un po' un bilancio. Adesso vi ricordo che c'è la sosta per le vacanze di Pasqua e poi dopo, fra due settimane, c'è la nazionale, ci sarà Carpi Sassuolo, Genoa Frosinone e Chievo Palermo. Parleremo anche, come dice Pino, della nazionale, perché c'è un basket che, per quanto sia svogliato, onestamente, rispetto a, non lo so, Bernardeschi, insomma, se ci sta Bernardeschi ci può stare anche Valle. A tra poco, dopo la pubblicità.
Eccoci nuovamente, il dibattito impazzava sul fatto che, giustamente Giulia diceva, se la nazionale è questa è l'emblema del momento del nostro calcio, giusto Giulia? Un po' il pensiero era questo. Per esempio il Conte dice, io convoco persone, calciatori che giocano da titolari, insomma che accumulano un certo numero di minuti nel calcio italiano, perché altrimenti non li convoco. Sì. Stavamo dicendo con il signor Abate, ci sono pochissime squadre che hanno almeno due italiani in squadra. Facevamo un conto, la Fiorentina, Bernardeschi, Pasquale quando gioca, l'Inter aveva Ranocchia, ma adesso D'Ambrosio, D'Ambrosio adesso. Il Sassuolo è quello messo meglio. Torino e Sassuolo. Da Torino e sono Sassuolo sono quelle Atalanta un pochino. Sono 9 giocatori italiani su 11. È quello è messo meglio. Ma anche il Palermo. Il problema è che Girardino se non fai giocare un italiano per fare Giardino, giocare Sorrentino, se non fai giocare metà basket, abbiamo visto, insomma, vabbè, insomma, ragazzi, far giocare Iaialo e Ciocev al posto di due italiani, cioè Pino, ma ragazzini in Serie B che sono forti non ce n'è, ma ci sono o non ci sono i ragazzini sono forti in Serie B? Ma, allora facciamo l'esempio di Trotta. Esatto. Il Palermo ne ha parlato per 6 mesi. Se non lo paghi, però non è che te lo regala. Il Sassuolo se l'è preso in 30 minuti. Sensi la stessa cosa, il regista sono i ragazzi, sì, sono i giocatori che il Palermo di 7-8 anni fa comprava, cioè il Bresciano, i Simplicio di qualche anno fa, che ai 4-5-6 milioni arrivavano, Alessandro, e poi dal Palermo andavano. Ora non c'è più voglia di investire. Ragazzi, parliamoci chiaro, nel calcio, piaccia o non piaccia, la classifica la fa quasi sempre il budget che c'è a disposizione. Chi investe di più ha più probabilità, non dice chi, Leicester ci sta facendo sognare da questo punto di vista, però una volta ogni 100 anni. Appunto per Verona, questo, Sampdoria, chi investe di più alla fine finisce davanti agli altri, perché chi investe di più può avere Ibrahimovic, Messi, Ronaldo, Aguero, se hai Ibrahimovic, Messi, Ronaldo, Aguero vince. È quello il top, però io dico una cosa, secondo te il presidente del Chievo quanto li paga questi giocatori? Io credo che li paghi molto meno sul fatto di che Zamparini questi molto non meno. Si capisce, io per questo sottolineo sempre, noi non sappiamo cosa c'è dietro, perché secondo me, insomma, Zamparini di calcio si può disquisire, insomma, le sue scelte, però di calcio ne capisce, se per 35 anni, come mai un presidente che capisce di calcio prende Balog 3 milioni di euro? Noi non lo sappiamo il perché, io non voglio assolutamente dire cose che non sono. Ne capisce di calcio, un presidente che, che ormai non ragiona più come prima, ma che sul fatto che ne capisca di calcio è un dato di fatto, perché altrimenti non avrebbe fatto non tutti c'è questi dubbio, anni. Forse anche troppo ne capisco. Per questo è strano, è così strano che un presidente come Zamparini compri Ciocev, compri Adam Simon, che era un buon giocatore nel campionato ungherese, ragazzi. Quindi ci sono delle cose che noi evidentemente non sappiamo. Certo, Melinte. Melinte, ragazzi, Melinte. Che veramente Melinte nei tornei di calcetto non sarebbe titolare. Ma scusate, ma perché Ciocev è meglio di Melinte? Io ormai di Ciocev l'abbiamo detto, non si capisce. Al trentesimo, corsi e ricorsi. Al trentesimo del primo tempo la classica domanda, ma Ciocev gioca? Non pervenuto. Insomma, ci sono ragazzi che lavorano in mezzo alla strada, che fanno lavori umili, e lui con le sue qualità guadagna, non so, 300-400 mila euro all'anno. Insomma, i misteri della nostra società, ragazzi. Allora, Pino, parlavamo di nazionale, insomma, due appuntamenti importanti. Si diceva Vasquez ci può stare o meno. Tu che ne pensi? Vedi, purtroppo parlavamo qui con forse ci sarebbe più Sorrentino che Vasquez. Il problema di Vasquez è anche la costanza di rendimento. Vasquez, non dimentichiamo, non è un giocatore minuti. Da 90 minuti. Se noi lo guardiamo spesso e volentieri ci sono 7-8 minuti in cui non si sa bene dove è finito. Il problema è che il Vasquez si è valorizzato moltissimo avendo a fianco Dybala. Perché Dybala era uno che spaziava moltissimo, lui lo serviva e riceveva di nuovo il pallone per poterlo lanciare, e allora nella prima parte del campionato dell'anno scorso, perché poi nella seconda parte sia Vasquez che Dybala sono calati. Dybala è stato messo in cassaforte 7-8 perché settimane, non doveva infortunarsi, se no 40 milioni non li prendeva mai. E la nazionale è lo specchio del campionato. Il campionato è pieno di gente che viene dall'estero, le squadre sono sature di giocatori esteri, e quindi conseguentemente siamo costretti a fare giocare all'attacco un giocatore come Pelé, per carità, un discreto giocatore, attaccante. Niente di che. Adesso poi prendiamo pure quelli, i famosi oriundi. Adesso Eder si è fermato perché pare che da quando
quando vanno all'Inter praticamente gioca esterno, alla Samp per il centravanti, c'è anche Jorginho alla prima convocazione che sta facendo un buon campionato, però è brasiliano. Ma Jorginho, sì, siamo perfettamente d'accordo, però Jorginho, noi abbiamo visto che Jorginho con Benitez era finito in panchina e non si alzava più neanche a botte. Sono giocatori che devono giocare in certe squadre e in certi ruoli. Il problema del commissario tecnico non è quello di poter creare gioco e poter dare degli schemi, è quello di mettere assieme il meglio che il campionato gli dà. Allora, se per la difesa abbiamo una difesa dove Buffon, Chiellini, Bazzagli, Bonucci sono delle sicurezze, da centrocampo in poi cominciamo ad avere i problemi. Sì. E anche nelle difese, ora si comprano anche dei difensori. Abbiamo visto l'Inter, ha preso Miranda e Murillo, abbiamo visto il Milan stesso che c'ha Zapata, Alex. C'ha Alex. Quindi praticamente nel momento in cui i vari Barzagli, che hanno i loro anni, i vari Bonucci, e lo stesso dicasi per lui, e Chiellini, che adesso sono oltre la metà del guado, e chi li sostituisce questi? Un assist, io volevo chiedere insomma a Fabio, che segue anche e vive le realtà minori, il calcio locale, ma che cosa è successo da 10 anni a questa parte? Cioè, può essere mai che dagli anni 40 agli anni 2000 l'Italia produceva giocatori sempre? La nazionale poteva andare bene o male, ma i campioni li avevamo. Adesso è dalla generazione della mia, 88, 89, 90 in poi, che non ci sono più grandi giocatori. Che cosa è successo? Non si investe più nel settore giovanile. Ma sempre. Negli anni 80 invece si faceva e ora no? In realtà c'erano più calciatori italiani giovani che arrivavano in prima squadra e giocavano in prima squadra. Adesso si vuole il tutto e subito e si va a prendere lo straniero che si pensa magari che sia più forte e lo si butta in prima squadra. Dico, è chiaro. Che ci sia un regolamento che obbliga le società per a valorizzare riguarda, il settore per giovanile. Quanto riguarda il settore giovanile, per quanto riguarda il settore giovanile, sì, però... Avere anche un organico in prima squadra dei... Però io mi ricordo Rosa, un sì, Cassano Rosa. Che nel Bari a 17 anni ha fatto quel gol all'Inter, è arrivato, è stato preso subito dall'Inter. Ora, realtà di questo tipo... Cioè io magari vado a memoria, non me ne ricordo. L'ultimo forse il campioncino è Verratti, che è del 92, però non vorrei parlare... Ma dove è andato? È nel Paris Saint-Germain, titolare. Però mi sembra che si stia un po', diciamo, livellando con il medio alto, cioè non è Pirlo, e questo voglio dire, prima l'Italia produceva Buffon in porta, Cannavaro in difesa, Pirlo a centrocampo. Attenzione, ci sono annate, sono periodi storici, cose fisiologiche, poi quello sì, però io questo analizzavo, la nostra nazionale, Pino, mi aiuterai, insomma... Anche se nel 66 perdeva con la Corea ai mondiali o nel 74 c'aveva faceva schifo, fior di giocatore, però c'aveva fior di giocatore, questo dico indipendentemente da, anche nel 2002 quando siamo usciti con la Corea, forse una delle nazioni più forti di tutti i tempi, del Piero, Vieri, Totti all'apice, insomma, ora i giocatori non si producono, può essere che prima il Del Vecchio, il Dino Baggio della situazione, giocando accanto a Veron, giocando accanto a questi sicuro. Giocatori, cresceva. Però sai che c'era? Che c'era il massimo che potevi tu avere tre giocatori stranieri. Per cui tu andavi a prendere, perché allora venivano i grossi campioni in Italia, e allora gli mettevi questi accanto e questi crescevano enormemente, esatto. Ma con solo tre, quindi esatto. Su 11 ne mettevi tre, ora su 11 ne metti 11, esatto. Metti a D'Ambrosio là dentro e poi ti fa quella sciocchezza e poi che erano tre e perdo la partita. E i migliori, adesso i migliori non vengono sto dicendo Italia. Questo, arrivavano i migliori giocatori in Italia, adesso con i sceicchi che sono arrivati. Lo vediamo nel fantacalcio, dove prima in attacco c'erano sei squadre, i tridenti erano Battistuta, Crespo, Montella, ora insomma c'è Higuain e Bacca e poi tutti si scanna. Lothar Matthäus, questi erano pochi ma buoni. Maradona, Careca. Qua si sogna appena dici Maradona e Careca, arrivano i messaggi d'amore per Maradona e Careca, una delle coppie d'attacco più favolose di tutti i tempi. Perché io, e qua apro una parentesi, Careca... era sottovalutato perché giocava accanto a Maradona, ma Careca è uno dei più grandi centravanti, ancora qui, ancora davvero che si può dire che qui viene sottolineato come il Napoli ci crede, e qua davvero io speriamo che il Napoli possa fare questa grande impresa, che la Juventus magari possa accusare il colpo dell'uscita dalla Champions. Insomma, siamo una realtà del sud, Pino, tra Napoli e Juventus. Ma io sono un tifosissimo del Napoli, però nel momento in cui dovesse avere Higuain un raffreddore, io non ci voglio pensare. Certo.
capito? Anche se c'è Gabbiadini, mentre nella Juventus non è... se non gioca Dybala arriva Morata e fa due gol, sì. Arriva Mandzukic che non è mai stato un grande eh sì, qua dice la Juve senza anche questo. Ricordiamo sempre però che chi... la forza in tutti i reparti, non dimentichiamoci che è venuto dalla fine, aveva eliminato il Bayern. Esatto. Se Evra non combina quella sciocchezza, la partita è in ghiaccio. È stato un duro colpo. Sicuramente la Juventus ha già dimostrato, vincendo 4-1 un derby, di avere una forza tale. Poi secondo vedi, secondo me, squadra come quella, l'anno venturo vende Pogba e si rinforza ancora di più. Sì. Perché con 80 milioni ci compie tre giocatori di altissimo livello. Esatto. Come ha già fatto in passato quando vendette Zidane e poi comprò Thuram, Cannavaro e Buffon e ci ha campato tra virgolette per diversi anni. Allora io vi ricordo che ci sarà la pausa e quindi lunedì prossimo la trasmissione slitterà al lunedì successivo, quindi ci vediamo fra due settimane, anche perché è Pasquetta, quindi sarete intenti ancora a smaltire carichi di bestiame sullo stomaco. Per Costanza, tu mi hai dato una notizia molto brutta. Quale? Che non ti piacciono le stigliole, Costanza. No. Dico, questa è una notizia che i nostri spettatori saranno sgomenti, diciamo, perché... Io mangio la fettina di carne, sottile e ben cotta. Ben cotta. La notizia della puntata neanche è questa. Tu? Questa. Neanche lei le mangia. E purtroppo qui non si finisce mai di imparare, ragazzi. Per noi che le stigliole pensavamo fossero la base della nostra società, della nostra vita... Sapere che mangio per Pasqua e Pasquetta. Cosa mangi per Pasqua? No, attenzione, per Pasqua non lo so, Pasquetta, una fettina di carne sottile fatta alla brace. Alla una, attenzione. Però. Una. Attenzione, perché ho paura che lunedì prossimo il tempo non ci aiuterà. Non ci aiuterà. Da qualche anno il tempo a passare. Spero di sbagliare. Fa un po' così. Allora io voglio ringraziare ovviamente Salvo Messina per essere stato con noi. Ricordiamo l'appuntamento con Politica 2.0 su CTS. Sì, ogni martedì a ore 15 l'approfondimento settimanale di politica. E da dire ce n'è da dire. Sì, dalla politica regionale alla politica comunale, insomma, anche nazionale. Sono tante. Sì. Un ringraziamento, un abbraccio a Pino Abate per essere stato grazie con noi. Grazie a voi e comunque sempre Forza Palermo. Sempre, quello assolutamente sì. Giulia Pumo di Rotocalcio, grazie per essere stata con noi. Buonasera. E ci rivediamo ovviamente il martedì, se non sbaglio. Sì, martedì alle ore 21, canale 19, Tele One. Ovviamente, quindi col nostro appuntamento, Toni Danna, Michele Sardo, che sono anche i nostri amici che vengono sempre a trovarci, e anche a Fabio Cina. Buon lavoro, perché di lavoro ce n'è tanto da fare. Grazie, è stato un piacere, è sempre Forza gli Arbitri. È sempre Forza gli Arbitri. Anche perché ricordiamo, senza gli arbitri le partite non si potrebbe cioè il fallo è mio, il fallo è tuo, e ci si afferra, come dicono a Bitonto. Esatto. Cioè. Allora, Costanza, un abbraccio, ci vediamo fra due settimane, non ti appesantire a Pasquetta. Vabbè, poi... ci vediamo. Assolutamente, sì. E un abbraccio anche da parte mia, per quanto possa valere, ragazzi. Ci vediamo fra due settimane. Auguri anche, ovviamente, a Luigi, Antonella, Lorena, per il... sono un po' sordo, scusatemi. Per la nascita del pupo, di Diego. E dico, come si poteva chiamare? Come si poteva chiamare un figlio di Napoli, se non Diego? Un nome che ci ha fatto innamorare, e che di Diego ce ne saranno altri, tantissimi altri. Un altro cuore, Rosso Pomodoro, un membro della nostra famiglia di Firugi Rosanero, di Rosso Pomodoro, un altro tifoso ovviamente del Napoli, non sto neanche qui a dirvelo. Vi facciamo tanti auguri e ovviamente ci vediamo fra due settimane con la 52esima puntata di Firugi Rosanero. Applausi al presidente, l'unico vero comandante, e ai colori rosa nero dell'aquila volante, perché vincere questa sera è il regalo di una vita intera, e tutta la città risponde insieme in un coro.